Legge per le cooperative sociali. Maggiore facilità di accesso al credito per le cooperative sociali grazie alla nuova legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il testo prevede che non sarà solo più Fimpiemonte, la finanziaria della regione, ad erogare i finanziamenti a tasso agevolato tramite il fondo di rotazione. Le cooperative potranno infatti rivolgersi anche ad altri soggetti gestori. Inoltre è stato rimosso il limite dei 50.000 euro per i contributi. Comitato di gestione, fondo per il volontariato. Nella seduta del 13 novembre, il Consiglio regionale ha adottato, all'unanimità, la deliberazione di nomina dei componenti del Comitato regionale di gestione del Fondo speciale per il volontariato. Nell'ambito delle organizzazioni maggiormente presenti sul territorio, indicate dal Consiglio del volontariato, l'Assemblea ha individuato Avis regionale Piemonte, Banco alimentare, Associazione Vela, Coordinamento provinciale Volontari di protezione civile della provincia del VCO. Diventiamo cittadini europei. La Consulta europea ha avviato il concorso 2012-2013 Diventiamo cittadini europei per gli studenti delle scuole superiori del Piemonte. Per preparare l'iniziativa sono organizzate 17 conferenze nelle scuole e il corso di aggiornamento per gli insegnanti, svolto il 15 novembre a Palazzo Lascaris sul tema L'Europa al bivio tra Unione Federale e disgregazione. Monitoraggio mozioni e ordini del giorno. È online il nuovo rapporto sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale nella nona legislatura. Sono 880 gli atti, ordini del giorno e mozioni, presentati dai componenti dell'Assemblea regionale dall'inizio della nona legislatura e poco più di un quarto quelli approvati in aula. Il nono monitoraggio trimestrale, aggiornato a fine settembre, è consultabile nella sezione del laboratorio giuridico sul sito internet del Consiglio regionale. Concluso il percorso formativo per ragazzi in aula. Creare un consiglio regionale dei ragazzi? Con questa proposta di legge presentata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pino Torinese si è conclusa la fase preparatoria di ragazzi in aula. 6 le proposte presentate dagli studenti passate al vaglio dalle commissioni. L'evento conclusivo è previsto per il 7 dicembre nell'aula di Palazzo Lascaris. Gli studenti simuleranno i lavori dell'Assemblea legislativa presentando e votando le loro proposte vestendo i panni di consiglieri.